altrovi, della guerra e la morte degli innocenti rivivono in una pièce teatrale. Il pallone di pezza in scena sabato e domenica al Teatro Studio. Sabato e domenica al Teatro Studio di Roma lo spettacolo Il pallone di pezza, che racconta i drammatici avvenimenti del 16 settembre del 1943 a Buccino, nel Cilento, quando un aereo inglese mitragliò la piazza mentre era in corso una partita di calcio tra ragazzini. Rossella Santilli, Rossella Limini. Le squadre sono schierate con un insolito schema, 2-3-1. Un pallone di pezza, un gruppo di ragazzi che gioca sulla piazza del paese, un aereo a bassa quota e il fragore di una mitragliata. Sono trascorsi 70 anni, ma nei ricordi degli abitanti di Buccino, nel Salernitano, non è passato nemmeno un giorno da quel tragico 16 settembre 1943. Siamo in piena Seconda Guerra Mondiale. Gli anglo-americani avanzano, ma le truppe tedesche si muovono con grande velocità e risolutezza. Allora perché, in quelle concitate giornate di inizio settembre, alcuni ragazzini stanno giocando una partitella di pallone sulla piazza principale del paese come se la guerra non ci fosse? Era infine successo che il generale inglese aveva dato ordine di andare in quella zona a bombardare il tedesco nemico in fuga. È stato molto commovente, perché ricordare con questo spettacolo, con questo monologo di teatro di narrazione, quei 14 ragazzini e gli altri 38 vittime del bombardamento, i ragazzini di questa mitragliata, di queste due mitragliate, e senz'altro è stato molto emozionante, molto commovente, perché proprio ricordare nello stesso posto dove sono avvenuti certi fatti fa un certo effetto. E noi ci fermiamo qui dal TG Lazio, buon proseguimento di giornata.